Benvenuti a questo appuntamento di Pagina 9. Siamo in compagnia dell'assessore al turismo del comune di Grosseto, Luca Ceccarelli. Grosseto a piedi, il titolo di questa nostra trasmissione, un po' perché, come dire, vogliamo comunicare una notizia, un po' perché comunque vogliamo anche un po' provocare, insomma, da questo punto di vista, visto che sulla chiusura nel fine settimana del centro storico, che comincerà con questo fine settimana, la chiusura alle auto del centro storico di Grosseto, su questo tema, insomma, si sono già scatenate preventivamente polemiche. Immagino che ovviamente ne seguiranno, salvo poi tra 2 mesi, 2 mesi e mezzo, fare un bilancio, perché a ottobre è prevista, questa è una sperimentazione, assessore. Sì, è giusto che sia così, nel senso che si tratta comunque di qualcosa che ha impatto sulle vite dei cittadini ed è giusto fare un periodo di sperimentazione nel quale si monitorano alcune cose. Su questi aspetti, quale appunto la filosofia che orienterà l'operato dell'amministrazione, la visione dell'amministrazione per quanto riguarda il centro storico, credo che dobbiamo essere da una parte molto ambiziosi, cioè avere l'idea e la visione di un centro storico proiettato verso una dimensione europea. Dall'altra dobbiamo essere però umili nell'ascoltare, nell'intercettare, dove è possibile soddisfare ed esaudire le richieste che vengono dalle persone che in centro vivono o lavorano, perché è giusto così. Quindi il senso della sperimentazione è proprio questo, cioè andare a monitorare per un periodo di un paio di mesi quello che succede andando appunto a modificare la viabilità, a togliere alcuni posti auto e magari identificarne altrove. È un Ecco, qualcosa che... avete nel prendere questa decisione, che poi è stata sollecitata dal Consiglio Comunale, approvata ad ampia maggioranza il Consiglio Comunale che approvò una mozione alcuni mesi fa, come giunta nel prendere poi questa decisione, nel renderla attuale, perché poi il Consiglio Comunale non ha stabilito come poi attuare questa chiusura, ma, del centro storico, intendo dire. Nel prendere questa decisione, avete già calcolato preventivamente quelli che potranno essere i disagi? Poi parleremo eventualmente dei vantaggi, ma intanto ragioniamo di questi. Cioè, Sì, allora intanto partiamo da un presupposto chi abita che... nel centro storico è abituato a parcheggiare nel centro storico, dentro le mura. Non sarà più possibile per tutti. Non per tutti. Allora, diciamo che tutto parte dal fatto che, consentitemelo, è irrituale che questa decisione venga presa con una mozione. Credo che i consiglieri che hanno sottoscritto questa mozione abbiano voluto dare una scossa forse a un argomento che era un pochino asfittico, non si riusciva effettivamente a trovare una posizione che fosse, non dico condivisa, ma comunque nessuno avesse la Insomma, forza. la giunta aveva bisogno di una spintina. Non lo so se aveva bisogno di una spintina, però diciamo che è irrituale e i consiglieri hanno voluto dare un segnale forte, questo sì. Curiosità, ma in giunta c'erano resistenze? Tutti No, d'accordo no. al 100% o Resiste? perplessità No, no, no. c'erano? Allora, diciamo che essendo un argomento complesso, perché appunto tocca direttamente la vita dei cittadini, è evidente che c'era un dibattito all'interno della giunta, ma da qui a dire che c'erano delle resistenze, questo non mi sento di dirlo perché non è vero. Quindi diciamo, il fatto che il percorso sia stato irrituale è chiaro che ci ha costretti a ridurre in breve termine, in breve tempo, un dibattito che forse ne richiedeva di più, ma questo va bene, è uno stimolo. Quindi è chiaro che noi abbiamo cercato, insieme a tutti gli uffici coinvolti, di dare una risposta il più possibile articolata. È evidente che il periodo di sperimentazione serve anche a questo, cioè a capire quanto siamo riusciti a intercettare attraverso il dialogo che abbiamo tenuto con singoli cittadini o con gruppi di cittadini, l'abbiamo fatto dalla mozione a oggi, ma naturalmente questo non coprirà mai il 100%, quindi il disagio è chiaro che potrebbe esserci, ma siamo pronti ad affrontarlo. Ecco, restando su questo tema del disagio, dicevamo prima, non tutti Non torneranno tutti. su posto, parliamo sempre solo dei fine settimana naturalmente, Sì. cioè dalla sera del venerdì fino alla mezzanotte della domenica, quindi non parliamo di tutta la No, settimana per essere certamente. chiari, e parliamo di un divieto assoluto di transito solo in alcune E zone in peraltro quel anche fine questo settimana è stato ulteriormente ed è stato modificato. Sì, è modificato. stato modificato proprio martedì in giunta e praticamente di fatto non esiste più la zona rossa, quella in cui non si transita e non si parcheggia. Anzi, anche per capirsi in Piazza della Palma è stato garantito comunque il transito ai residenti. Quindi sarà possibile transitare, Sì, arrivare sotto casa, lasciare le cose che eventualmente esatto. non E potevano poi essere pesanti da parcheggiare. trasportare e poi portare fuori l'auto e Esatto. parcheggiarla o in via Saffi, se c'è Sì. posto, oppure
nei parcheggi a pagamento che sono subito fuori dalle mura, che per i residenti sono gratis. E questa è un'altra cosa importante, cioè una cosa che ho visto molto dibattere era il fatto che i residenti sarebbero stati costretti a parcheggiare nel Vallo degli Arcieri, cosa che non è vera. I residenti possono parcheggiare in tutto il primo anello intorno alle mura, nei parcheggi a pagamento, gratuitamente, dove i residenti hanno anche, se non ricordo male, agevolazioni per quanto riguarda gli abbonamenti. Quindi comunque, diciamo, la prima vettura c'è la gratuità, poi dopo c'è la possibilità di un abbonamento a prezzo scontato, ma è tutto il primo anello, non è solo il Vallo degli Arcieri. Al di là dei disagi che appunto avranno i residenti, poi c'è anche la questione dei commercianti. Anche loro spesso, commercianti, anche dei loro dipendenti, spesso abituati comunque ad avere permessi per entrare, per portare merce. Ricordo, è sempre una questione che riguarda il fine settimana e non il resto della settimana, perché altrimenti rischiamo di fare confusione. Insomma, il venerdì e il sabato, che poi sono i giorni in cui ci potrebbe essere più bisogno di portare dentro merce, di fare rifornimento così di merce, come è organizzata la cosa? Sì, allora ci sono per i fornitori due fasce orarie garantite e niente, quindi questa è la cosa che importa per i fornitori. È chiaro che poi fra l'altro il sabato solo alcuni locali hanno rifornimento, perché spesso i corrieri neanche lavorano il sabato. Per quanto riguarda invece il commerciante, ci sono anche lì dei permessi di sosta veloce o comunque di transito che possono essere ottenuti, e quindi non cambia, diciamo, Qualcuno ha lamentato il fatto che questa pedonalizzazione del centro storico nel fine settimana allontanerebbe invece come dire, i clienti, i turisti dal centro storico, perché le auto che prima si potevano parcheggiare tutte nel centro storico in parte finiranno fuori, quindi andranno a occupare posti fuori dal centro storico. A me pare un po' una questione poco fondata. Se non ricordo male, Campo Amiata, il parcheggio a pagamento è sempre vuoto, salvo il giovedì, ma per ovvi motivi, perché comunque non è interessato in questo caso, perché si parla dal venerdì alla domenica, quindi il giovedì non c'entra più niente. Insomma, Campo Amiata è comunque una buona valvola di sfogo per chi vuole andare a fare compere nel centro storico. Non c'è dubbio, e credo che la situazione che vediamo del commercio nel centro storico fotografi il fatto che l'ultimo dei problemi è la chiusura alle macchine. Cioè, il problema è che purtroppo i centri storici stanno assumendo sempre di più una vocazione differente rispetto a quella che era qualche tempo fa. E il fatto che aprano di nuovi centri commerciali sicuramente velocizza questo fenomeno. Probabilmente stiamo vivendo una fase di trasformazione delle attività nel centro storico, per cui un certo tipo di commercio, diciamo così, tradizionale, lascia spazio ad altri tipi di esercizi commerciali, penso ai locali, penso a dove si fa. È una questione di funzioni del centro storico che si sta modificando. Diciamo, no? Che dove non è arrivata la politica sta arrivando il mercato. Questo però è un problema per la politica, perché la politica dovrebbe riuscire a leggere i fenomeni e anche, se non anticiparli, quantomeno essere pronta a intervenire. Invece è servita una mozione poi alla fine per tentare di dare una risposta che non si sa neanche se è poi quella giusta. Beh, a volte bisogna fare anche un po' di autocritica, no? Credo che effettivamente questo sia uno dei casi, ma al di là della mozione parlo anche del fatto che appunto il commercio si sta trasformando sotto i nostri occhi. Probabilmente la politica non è stata capace di leggerli per tempo. A volte forse manca anche, come dicevo prima, il coraggio di prendere delle decisioni che chiaramente portano qualche problema. E probabilmente anche lì andare a dire il centro storico di Grosseto diventerà il posto dove c'è un commercio legato più, ecco, al locale, all'intrattenimento e così via, è una scelta politica forte e serve anche tanto coraggio. E da qui arrivo al discorso che si faceva prima, che i consiglieri hanno dato una scossa, perché probabilmente hanno sopperito con il loro coraggio a scelte che la politica fa difficoltà a prendere. Certo che questa decisione arriva in un momento particolare in cui probabilmente, insomma, l'estate è già iniziata, quindi non c'è neanche il tempo per chi voleva magari organizzare cose di organizzare le serate, perché poi si pedonalizza per fare qualcosa nel centro storico, ma se non c'è stato il tempo per organizzare diventa anche difficile farlo. Arriva in un momento in cui peraltro c'è un'incertezza assoluta su cosa si può fare nei centri storici, visto il regolamento sul rumore e le difficoltà di avere le deroghe per poter fare, le difficoltà normative, ma anche le difficoltà di convivenza civile, perché al di là di quello che dicono le norme, poi c'è un problema di convivenza con chi ci abita nel centro storico. Insomma, è una bella matassa ingarbugliata. E forse solo a fine settembre, inizio ottobre, quando finirà, si potrà riuscire a capire se
e come l'esperimento ha dato risultati? Sì, diciamo sono due ordini di idee. Il primo, gli eventi. Sicuramente partire il primo d'agosto non consente di avere un evento il giorno dopo, per mille motivi, uno dei quali è il fatto che appunto serve del tempo per organizzarli. L'altro è anche il fatto che naturalmente nel periodo diciamo della prima metà di agosto, ma anche fino al 20 agosto, si preferisce un evento al mare piuttosto che nel centro della città. È evidente che da fine agosto invece si può ragionare, e abbiamo anche le tempistiche per farlo, per organizzare una serie di eventi che diano anche un senso al ragionamento politico che sottendeva alla mozione, cioè andare a vivacizzare, a rendere vive alcune piazze, alcuni luoghi del centro, dandogli così una connotazione che appunto è quella che si diceva, cioè la trasformazione del centro da un luogo, da un quartiere come un altro, a un quartiere che invece ha una vocazione specifica. Si preferisce un evento al mare, lei ha detto ha pronunciato una frase che è il motivo per cui in realtà siamo qui a parlare con lei di questa cosa e non con l'assessore al traffico e neanche con l'assessore al commercio, certo. Che poi erano tutte e tre, cioè eravate tutte e tre ovviamente per vari motivi interessati, volendo anche l'assessore alla cultura, perché comunque quando si parla di centro storico e di pedonalizzazione entrano in ballo varie materie. Ne parliamo con l'assessore al turismo perché come dire, la mia intenzione era proprio di focalizzare l'attenzione su questa idea di Grosseto città turistica, Grosseto città di mare. Mi pare che faccia ancora un po' di fatica ad essere recepito questo messaggio, insomma ad agosto si continua a chiudere, parlo dei negozi naturalmente, perché si continua ad andare in ferie come se la stagione fosse solo una questione della costa e come se Grosseto non fosse una città che accoglie turisti. Penso, ecco, su questo credo che meriti di fare una riflessione. Sì, questo è un punto importantissimo. Noi stiamo valorizzando al meglio le località di mare per quanto riguarda per esempio Marina con gli eventi sportivi, tutta una serie di eventi che facciamo con la Pro Loco, il centro commerciale naturale, e Marina diciamo ha una sua personalità forte in questo momento e i numeri sono lì a dimostrare che sta funzionando. Principina a mare con tutti i suoi problemi comunque anche lei ha dei numeri importanti. Vanno bene le località archeologiche, Roselle sta avendo un ottimo numero e un'ottima risposta anche in termini di visite. Quello che manca, il tassello mancante, è la città di Grosseto. È un, secondo me, riguardo anche a quello che si diceva prima, un punto su cui la politica deve dire qualcosa. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e poi proprio su questo rientriamo a parlare con l'assessore Ceccarelli. Eccoci di nuovo in onda in questa pagina 9 con l'assessore al turismo del Comune di Grosseto, Luca Ceccarelli, un pagina 9 che precede il primo fine settimana di chiusura al traffico, di pedonalizzazione, come è stata chiamata, del centro storico. Dicevamo che Grosseto fa un po' di fatica come città a configurarsi come città turistica, nonostante come dire, turisti ce ne siano, perché basta girare, soprattutto in una estate non così bella come questa, quando insomma, il tempo non invita a stare in spiaggia e capitano giornate tutte le estati, quest'anno un po' di più, ma insomma ne capitano, vedere turisti in giro per la città. Tra l'altro credo le uniche attività che continuano a restare aperte la sera, anche la domenica, nel centro storico di Grosseto sono quelle della ristorazione e le gelaterie, che fanno un po' da traino, perché comunque solo domenica scorsa il corso era pieno di persone che passeggiavano godendosi un po' il fresco, però non c'era un negozio aperto. Forse se si intuisse che c'è un traino che viene fatto e che c'è un'attrattiva da parte del centro storico, forse cambierebbe qualcosa. Ma questo è proprio il ragionamento che si faceva prima sulla vocazione del centro. Le attività che sono rimaste aperte danno già un'idea di dove sta andando il centro. Il fatto che le attività tradizionali fossero chiuse e le attività legate appunto all'intrattenimento fossero aperte dà già una direzione. In aggiunta a questo vorrei dire che sicuramente c'è del lavoro da fare e dobbiamo farlo anche noi come amministrazione, perché è chiaro che dove non arriva l'iniziativa privata forse la politica deve dare anche un po' una direzione.
Dicevo, sulla città c'è tanto lavoro da fare, perché noi abbiamo già delle cose che vengono immediatamente percepite da chi capita su Grosseto, parlo del Duomo, le mura, il Cassero, e su quello si può fare un lavoro. Il Cassero è già recuperato e funziona molto bene. Sulle mura noi stiamo ora finendo il completamento di tutte le troniere, faremo anche lì, inaugureremo dei percorsi guidati, una segnaletica dedicata, in modo che insomma queste nostre attrattive siano valorizzate al massimo. Ma penso che si possa fare di più. Noi dobbiamo sfruttare, visto che la nostra è una città giovane, quindi non viene immediatamente percepita come un'entità turistica, noi dobbiamo fare una grande opera di racconto, il cosiddetto storytelling. Noi dobbiamo fare un racconto di quella che è la storia di Grosseto e dei grossetani. E abbiamo visto in questo periodo... Bisogna essere bravi anche a far vedere quello che non c'è. Esatto. Che, poi, insomma, per dire anche brutalmente... È così. Capacità di narrare e di far vedere, partire da quello che c'è per far vedere anche quello che non c'è o che non si vede. Esattamente. Noi abbiamo visto anche su internet che molti cittadini si sono riuniti in gruppi e hanno tirato fuori del materiale incredibile sulla nostra città, sulla trasformazione che ha subito, su degli episodi, su dei luoghi particolari che noi spesso, anche noi grossetani, non conosciamo. Bene, questo è un patrimonio e credo che anche avvalendosi del contributo dei cittadini, attraverso un percorso partecipativo e di contributo appunto di ogni singolo cittadino e di ogni singola famiglia grossetana, si possa andare a raccontare la storia di questa città, che è una storia straordinaria, ricchissima di eventi, di persone, di luoghi, che noi possiamo recuperare. E su questi possiamo fare dei percorsi dedicati all'interno della città in cui si raccontano appunto delle storie. Io credo che per un turista casuale che finisce a Grosseto, e spesso è così, perché io li vedo passando, sono sempre un po' spaesati i turisti che girano per la città di Grosseto, guidarli alla scoperta di appunto angoli, oggetti architettonici. Abbiamo una bellissima pubblicazione che ha fatto La Città Visibile l'ultima volta, dove ci sono degli edifici straordinari su Grosseto. Bene, perché non portare i turisti a visitarli? C'è un museo, vabbè, ma il museo, insomma, il museo è già una di quelle cose che si vedono. Ma io penso sempre alla sera, perché poi per quando si parla d'estate non si parla del giorno. Oh, allora, io ho fatto ora di recente una... Insomma, è un po' ridicolo vedere negozi aperti alle 4 del pomeriggio in piena estate con il sole che batte e ovviamente la città è vuota. Perché... Ma certo, ma personalmente proprio con TV Nova abbiamo fatto un'escursione... Ovvio ora... che poi dopo si va in ferie, certo. Però dico, proprio con TV Nova abbiamo fatto ora un'escursione agli scavi archeologici di Roselle illuminati la sera. È un'esperienza straordinaria e consiglierei a chiunque di farla. Bene, facciamola. Allora, sono tutti spunti sui quali appunto l'amministrazione può dire la sua e personalmente sto iniziando a lavorarci, perché credo che se riusciamo a raccontare bene la nostra città non saremo i soli a essere amanti di questa città. Noi grossetani siamo amanti della nostra città, anche se la trattiamo un po' male. Credo che potremmo essere in tanti, anche non grossetani, ad amare questa città. Ecco, per il resto, uscendo un po' dal tema di questo incontro, però parlando sempre di turismo, che sensazione si ha di questa stagione un po' balorda, che insomma non sembra far ben sperare in termini di presenze e di arrivi, ma che, qual è la sensazione invece magari avendo il polso anche delle strutture? Allora, sicuramente il tempo non aiuta. E su questo non c'è dubbio. Aspettiamo di avere i numeri a fine stagione, ma credo che questo sarà un elemento che penalizzerà i nostri numeri. Devo dire che al netto, diciamo, della meteorologia, invece la strategia che stiamo seguendo, appunto, di perseguire gli eventi che trainano quindi le presenze, che portano anche a un passaparola molto efficace, hanno fatto sì che le principali strutture siano sempre piene. Quindi, diciamo, è un dualismo. Se non ci fosse stato il problema meteorologico saremmo qui a parlare già di un grande successo. Essendoci invece il fenomeno meteorologico non ha aiutato, e quindi specialmente il Morde e Fuggi non si è verificato, probabilmente a fine stagione dovremo fare i conti con dei numeri che non saranno di grande impatto. Soprattutto impatto. I fatturati non saranno quelli... E purtroppo questo però non dipende da noi. Se noi magari avessimo le leve del meteo, le useremmo molto volentieri. Tornando invece al discorso che ha citato lei, Roselle, si parlava del museo, si parlava le visite, gli incontri, la possibilità di guidare le persone, il racconto, anche da questo punto di vista sono tanti anni che se ne parla e forse siamo rimasti un pochino, come dire, al palo ad aspettare che gli eventi un po' succedessero. Di fatto abbiamo dei siti archeologici solo nel comune di Grosseto, parlo solo di quelli importantissimi, da Roselle stessa, che abbiamo adesso riscoperto le mura, che sono un patrimonio unico nella Dodecapoli etrusca, le mura ciclopiche. Abbiamo l'illuminazione della città,
Abbiamo gli scavi ad Alberese, allo Scoglietto e a Spolverino, che stanno restituendo una parte di storia che è davvero tutta da scoprire e da raccontare, perché comunque era una parte sconosciuta. Sono una bella mostra, peraltro. E sono peraltro in mostra al Museo Archeologico. Però la sensazione che sia, io che dovessi arrivare qui come turista, è che insomma, sono un po' frastagliate. È vero. Cioè non c'è, è un'offerta non, come dire, non programmata, e non c'è un pacchetto che io trovo su internet, perché oggi poi passa da lì. Certamente. Internet è il, come dire, è il veicolo principale per muoversi, per scegliere, per andare. Credo che, insomma, se si fa una ricerca su internet, per la verità ho provato anche a farla, ma insomma, credo che se si fa una ricerca su internet non venga fuori ciò che davvero si può vedere qui. È vero, sono d'accordo, e credo che questo sia l'intervento numero uno che dobbiamo fare. Cioè non c'è un biglietto integrato. Certamente. Non c'è un servizio di navetta che può accompagnare le... Ma io credo che ancora prima di biglietti integrati e navette, che pure sono... No, magari sono questi, sono, come dire, sarebbero... Come dire, sono a valle. A monte, no? Manca completamente, non ci sono questi, perché manca, manca completamente l'idea di percorso, e sono d'accordo. E su questo, ripeto, stiamo già iniziando a lavorare, perché siamo in ritardo. E dobbiamo recuperare un ritardo che ci sta di fatto condizionando, perché la nostra offerta turistica, se non è basata su percorsi chiari, per cui io so già dove voglio andare, non devo andare allo sbaraglio, ha un handicap notevole. Cioè, non possiamo aspettare che sia costruito il centro di documentazione della civiltà etrusca, per carità, perché no. Altrimenti, cioè, non voglio essere pessimista, ma ne ripariamo tra 10 anni, no, mi sembra francamente un po' troppo. E credo che fra l'altro per quest'opera la tecnologia ci possa dare una grossa mano. Noi abbiamo inaugurato un'app che è Grosseto 2.0, che ancora sta esprimendo forse il 5% delle sue potenzialità. Dobbiamo lavorare anche attraverso la tecnologia affinché i percorsi siano chiari, definiti, ci siano tutte le informazioni di cui si ha bisogno, e ripeto, secondo me una parte importantissima, centrale e strategica è la collaborazione con i cittadini, perché su molti luoghi, e non sono naturalmente quelli che abbiamo citati, perché su quelli sono i luoghi istituzionali per definizione, ma su molti luoghi che possiamo aggiungere per fare percorsi che siano anche coinvolgenti dal punto di vista appunto della scoperta della città, secondo me abbiamo nelle case dei grossetani un patrimonio infinito che l'amministrazione non ha a disposizione, e quindi i grossetani devono darci una mano, perché è una grande operazione appunto di amore nei confronti della nostra città, che noi vogliamo fare insieme ai nostri cittadini. Torniamo all'argomento da cui abbiamo iniziato, questa pedonalizzazione del centro storico che comincia in questo fine settimana. Secondo lei darà buoni risultati come dire, sarà ancora un risultato interlocutore, visto che il periodo in cui nasce non è il migliore? Io non credo, in tutta sincerità, che la pedonalizzazione possa sprigionare i propri vantaggi in un tempo breve, proprio perché è una trasformazione notevole. Credo che si possa iniziare a ragionare in questa sperimentazione di appunto minimizzare i disagi e iniziare a vedere un orizzonte, ma è chiaro che queste operazioni non danno risultato nello schiocco delle dita. Serve il suo tempo, ripeto, qui si sta ripensando il centro storico di una città, è qualcosa di molto importante, molto coraggioso e significativo, significa appunto avere una visione. Spesso nella politica si fa piccolo cabotaggio e non c'è la visione, a sto giro mi sembra che ci sia la visione, e quindi io credo che dobbiamo un po' coccolarci. Speriamo di non essere visionari. Speriamo di non essere visionari, però ecco, credo che dobbiamo un po' coccolarcela questa idea di città europea. È chiaro, come tutte le cose che devono crescere, ci sono poi i disagi e i problemi della crescita. Dobbiamo essere fermi, dobbiamo essere appunto coraggiosi, non dobbiamo perdere di vista qual è l'obiettivo, e dobbiamo saper gestire al meglio, ripeto con grande umiltà perché questa serve, tutte le piccole o grandi difficoltà che ci saranno nel percorso. Io ricordo soltanto che quando nella metà degli anni 90 a Grosseto nel centro storico fu creata la ZTL, quindi la zona a traffico limitato, fino ad allora ricordo che si andava a parcheggiare, non dico fino in Piazza Dante, ma in Piazza Dante si poteva prendere il pullman. Ah, sì. negli anni addietro, quindi arrivavano i pullman con i ragazzi delle scuole, quindi insomma non troppi anni fa. Fatta la ZTL, come dire, ci fu una rivolta. Mi chiederei cosa succederebbe oggi se venisse tolta la ZTL. Ora io per citare alcuni cittadini dicono: occhio, che su quella ZTL la sinistra ci perse le elezioni,
Ora, io credo... Ecco, siccome non sono lontane... Io credo che se la politica continuerà a ragionare in base alle prossime elezioni, avremo sempre quell'atteggiamento che si diceva prima, per cui la politica non anticipa, non programma, ma segue il consenso. Allora, il consenso è importante e ci mancherebbe altro, ma la politica è chiamata ad avere appunto una visione della città, una visione dello sviluppo della città, una visione dello sviluppo del centro storico. Credo appunto che quell'atto di coraggio di cui parlavo all'inizio sia questo, cioè cercare di non ragionare in termini di voti guadagnati e voti persi, ma cercare di ragionare in cosa serve a questa città per crescere, per diventare appunto una città di stampo europeo. Insomma, uscire... se a ottobre si vedrà che i disagi non sono stati così tanti, forse sarà il caso di riprovarci per un altro periodo, sì, magari più in un periodo più commerciale. Non c'è quindi... dubbio, e senza fughe in avanti, vorrei dire, cioè sempre con la massima progressività. Non mi sembrerebbe nemmeno normale che se la sperimentazione, come spero, sarà un successo, si dica allora a questo punto facciamolo tutta la settimana, tutti i giorni dell'anno, andiamo per gradi. Però ecco, forse non è nemmeno necessario. Forse non è nemmeno necessario, cioè sono appunto percorsi di crescita per cui sia andare troppo piano che andare troppo forte portano entrambi a dei disastri. Uno, perché non si capisce qual è l'obiettivo e si dice beh, c'è un certo immobilismo, l'altro è farsi prendere dall'entusiasmo e non tener conto appunto dei disagi, delle giuste richieste che vengono dai residenti e dai commercianti. Servono una tranquillità di base per cui se è chiaro l'obiettivo si seguono tutte le tappe nei tempi che ci vogliono. Bene, io ringrazio l'assessore Ceccarelli di essere stato con noi, di aver ragionato di questo evento che riguarda Grosseto, il centro storico di Grosseto, che da questo fine settimana, dal venerdì alla domenica sera, resterà chiuso al traffico delle auto, in gran parte chiuso al traffico, non totalmente, ma insomma pedonalizzato per lo più, una cosa su cui si andrà avanti per un paio di mesi per vedere che cosa succederà. Ringrazio di essere stato con noi e averci aiutato anche a capire qual è l'intenzione dell'amministrazione, che è quella di provare a fare di Grosseto una città turistica, cominciando da una parte, magari non sarà la principale, non sarà l'unica, ma intanto da qualche parte bisognava cominciare. Grazie all'assessore Ceccarelli, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento al prossimo Pagina 9.